Buonasera, rieccoci con Pillole d'Ambiente. Siamo di nuovo qui con voi. Ogni giovedì siamo presenti con interessanti incontri. Anzitutto un grande ringraziamento al direttore di Radio Science, Rosario Moreno, per la diffusione della trasmissione su Radio Science, oltre che su 16 emittenti digitali da radio e TV, ed attraverso Media Center su mutina.com. La puntata si può vedere ed ascoltare anche su YouTube e Facebook di Brenta Sicuro e Forum Regionale dei Contratti di Fiume. Grazie al gruppo musicale The Five Place abbiamo anche l'esclusiva ed inedita sigla iniziale e finale Dirty River, ovvero Fiumi Sporchi, tanto per rimanere in tema. Forum Regionale per i Contratti di Fiume e l'Associazione Brenta Sicuro danno il benvenuto ad Antonio Rusconi, docente difesa del suolo, assetto idrogeologico del UAV e già presidente dell'autorità di bacino Alpi Orientali. Il tema di questa sera è il pericolo idraulico della laguna e dell'entroterra ai tempi del Mose. Avremo anche un intervento telefonico di Paolo Dalla Vecchia, già assessore all'ambiente della provincia di Venezia e presidente del consorzio di bonifica Dese Sile. Alessandro? Buonasera, buonasera a tutti, buonasera al nostro editore, a Marino, a tutti i nostri ascoltatori e al nostro ospite di questa sera, Antonio. Siamo molto felici, ecco, che tu venga a completare, hai partecipato alla puntata della scorsa volta con Paolo Dalla Vecchia che in qualche modo restituisce il favore e questa sera completiamo, come dire, l'analisi, ecco, no? Diciamo così, del pericolo idraulico. Siamo partiti dagli allagamenti, adesso parliamo invece, diciamo così, del pericolo idraulico nell'area circostante la Laguna di Venezia. E quindi anche questa sera avremo un ospite, dopo, un po' più tardi, Paolo Dalla Vecchia. Qui vi scambiate i ruoli questa sera. Ti lascio subito la parola perché so che hai molto da dire. Sei stato protagonista di un convegno sabato presso l'Ordine degli Ingegneri di Venezia, sempre riguardante questo tema qui, e riguardante appunto anche come il pericolo idraulico viene magnificato anche da quando entra in funzione, ecco, il Mose, quindi il cosiddetto Mose, cioè le paratoie alle bocche di porto di Venezia. Un tema naturalmente su cui noi che viviamo in questo territorio, ecco, dobbiamo confrontarci da qui ai prossimi anni, già adesso insomma. Ti lascio subito la parola e ci sentiamo più tardi per le domande. Bene, grazie, buonasera a tutti, grazie per questo invito, spero mi sentiate. E il mio intervento, come dire, approfondisce un tema che tradizionalmente non viene affrontato, perché tradizionalmente chi studia i problemi della laguna di Venezia non li correla con quello che avviene nel territorio circostante e viceversa. Chi si occupa del governo dei fiumi e del rischio di alluvioni nel territorio veneto non si occupa in genere di ciò che accade dentro la laguna, tanto dentro la laguna ci sarà comunque questa opera idraulica della chiusura della laguna con le paratoie mobili, ecco. Invece i due ambiti sono collegati e sono collegati in maniera molto importante, sono storicamente collegati in maniera un po' importante, ma lo saranno soprattutto nei prossimi anni, lo saranno molto di più con i cambiamenti climatici e con gli effetti dei cambiamenti climatici. Ma
passo subito alla presentazione delle mie immagini. Il titolo dunque della mia relazione è il rischio alluvioni del sistema idrografico della laguna, quindi sistema idrografico della laguna. Prima però è necessario soffermare l'attenzione su questo grafico recente dell'anno scorso, del 2019. È il rapporto speciale dell'IPCC Oceano e Criosfera. Chi si occupa di queste tematiche, un grafico simile a questo l'ha visto tante volte. Ma questo rapporto speciale... Scusa Antonio, deve condividere lo schermo. Chiedo scusa, cioè non si vede? No, non si vede. Chiedo scusa. E allora, okay. Mia condivisione. Sì. Adesso? Non ancora. Se dovessi andare giù, mi sembra sulla barra. Premere l'icona di PowerPoint. Riuscite a vedere adesso? No. Beh, al limite andiamo avanti con la riflessione, poi... No, beh, adesso facciamo la procedura di prima, quindi condivido schermo, bisogna scegliere l'icona, fare la condivisione, no? Scegli l'icona, o desktop, diciamo così, o... e fai avvia condivisione. Ecco, no? Sì. Non riuscite? Un attimo fa era comparsa, adesso sì, sono comparse le immagini. Sì. Le immagini. Ah, quindi chi segue non le vede. No, allora dovresti fare, no, la procedura è andare giù, fare condividi schermo, scegliere appunto desktop o finestra e poi avvia condivisione. Allora intanto termino condivisione. Sì, vabbè, ok. Ricominciamo. Condividi schermo. Ecco, sistema idrografico. Avvia condivisione. Avvia condivisione, sì. Adesso? Adesso non ancora, vai giù allora a questo punto sulla barra. Sì. E scegli PowerPoint. Vedete? No, non ancora. Aiuto, cosa succede? La procedura è stata collaudata prima. Sì, infatti succede sempre così. Allora, facciamo così. C'era un... Io avevo una versione, la apro io? Sì, vai. Faccio io la condivisione, mi dici se va bene? Vai, sì. Ecco, tu mi dici vai avanti? Ok. Sì. Dovreste vedere adesso. Non arriva? Non dipende da me. Eppure qua mi dice che sto condividendo. Io lo vedo, poi non so se è un problema. Non si vede qua, mi dice che sta condividendo. Allora io riprovo a fare condivisione, va bene? Faccio io condivisione, scelgo. Ok, adesso dovrebbe essere condiviso. Vi risulta? Vabbè, continuiamo dai con la descrizione, altrimenti non andiamo avanti con il ragionamento già iniziato. Va bene, parlo. Sì, prego.
Allora, quindi è molto importante il rapporto speciale, l'ultimo rapporto speciale dell'IPCC, Oceano e Criosfera. È dell'anno scorso, del 2019. È molto importante perché i valori tradizionali di innalzamento del livello medio del mare previsti per la fine secolo, cioè fra 80 anni, i nostri nipoti, e quei valori sono diventati molto più grandi. E la forbice indicata dall'IPCC su questo rapporto speciale è che a fine secolo il livello medio del mare potrà essere aumentato all'interno di una forbice compresa fra 43 centimetri e 84 centimetri, cioè 43 più 84. Se noi aggiungiamo il contributo della subsidenza che interessa non solo la laguna di Venezia, ma tutto l'entroterra, direi tutta la costa nord adriatica, il tasso è di 1,9 mm all'anno, il risultato è veramente, come dire, deve allarmarci tutti, deve allarmarci tutti. E questo proprio, come dicevo prima, per il rapporto e la relazione che c'è fra Laguna di Venezia e sua difesa idraulica con il cosiddetto MOSE, e Laguna di Venezia e invece quello che succede attorno alla laguna, sia per quanto riguarda la terraferma con i fiumi, sia per quanto riguarda le mareggiate. E da dove cominciare? Se potessimo vedere le diapositive che ho preparato, l'immagine mostra una gazzetta ufficiale. È la gazzetta ufficiale che nell'ottobre scorso ha pubblicato la legge che ha istituito l'autorità per la laguna di Venezia. Perché è importante questo? Perché con la nuova autorità per la laguna il quadro normativo comunitario sulla gestione dello stato ecologico delle acque e del rischio di alluvioni è entrato a pieno titolo nell'ambito lagunare, integrandosi con le classiche storiche leggi speciali. Quindi, oltre alla gestione del MOSE, le funzioni della salvaguardia lagunare saranno esercitate dall'autorità della laguna compatibilmente con le previsioni, con le misure previste da due particolari piani di gestione, cioè il piano di gestione delle acque e il piano di gestione del rischio di alluvioni. Relativi questi due piani al sistema idrografico della laguna di Venezia, del suo bacino scolante e del mare antistante. Recentemente sono stati effettuati importanti test del cosiddetto MOSE. E questi recenti test del MOSE richiedono senz'altro di estendere le analisi anche su alcuni aspetti relativi al cosiddetto rischio residuo relativo alla complessiva cintura idraulica circumlagunare composta da acque superficiali, acque marine e acque sotterranee. I possibili sopralzi dei livelli lagunari con le bocche di porto chiuse, a suo tempo, parlo degli anni 90, sono stati ampiamente studiati, ma sono trascorsi 30 anni. Sono stati studiati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dal progettista stesso del MOSE, dalla Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale, che ha espresso un parere sul MOSE. Ma come dicevo, sono passati 30 anni e 30 anni contano molto, soprattutto con quello che sta accadendo al clima. Scusami, evidente... Antonio, ti interrompo, sì? Un secondo. Puoi vedere se magari, perché volevo provare a fare la condivisione, se premi sul tasto condividi e poi termina condivisione, che provo io a fare, magari forse è ancora attiva la condivisione. Prova a fare termina condivisione. Sì, sì. Premuto termina condivisione?
Vediamo un attimo se riesco. C'è avvia condivisione. No, ecco dove c'è scritto condividi schermo, fai termina condivisione. Provo a farla io l'avvio. Allora, scusami l'interruzione, sai, volevo solo appunto dirti questo, se termina condivisione faccio io la condivisione, proviamo. Sì, dunque c'è chat, condividi schermo. Ecco, premi lì, dove c'è scritto condividi schermo, premi lì e fai termina condivisione. Ho premuto, termina la condivisione. Ok, provo adesso io a vedere se riesco a fare la condivisione. Io vedo la mia diapositiva in piccolo adesso, sì. Niente, purtroppo c'è un problema di trasmissione, quindi proseguiamo. Niente, purtroppo non riesce ad arrivare alla regia. Allora, proseguiamo? Sì, sì. Prego, prego. Allora, vediamo un po'. Sì, chiedo scusa. Allora, stavo richiamando gli studi fatti nel passato sui possibili sovralzi di livelli lagunari con le bocche chiuse. E le cause che possono provocare il sovralzo del livello lagunare con le bocche chiuse, le cause ipotizzate, allora, erano la pioggia diretta che può cadere sul bacino, sulla superficie della laguna quando è chiusa, le emissioni dal bacino scolante, il bacino scolante è oltre 2000 km quadrati di superficie, quando piove quindi sul bacino scolante, l'acqua piovuta sul bacino in tempi più o meno ritardati arriva dentro la laguna attraverso circa 20 emissioni. Ma gioca un importante ruolo anche il vento che può insaccare l'acqua all'interno della laguna o verso sud o verso nord a seconda che predomini il vento di nord-est di Bora o di sud-est di Scirocco, e anche molto importanti sono i passaggi d'acqua che possono avvenire fra paratoia e paratoia, che evidentemente non sono attaccati, ma c'è un intraferro, c'è uno spazio e le oscillazioni delle paratoie dovute alle onde possono provocare un passaggio d'acqua. E naturalmente tutto dipende dalla durata delle chiusure. E a riferimento viene sempre presa l'onda di marea famosa del 4 novembre 1966, la grande alluvione, che ha visto l'acqua alta a Venezia storica di 1,94 m sul riferimento di Punta Salute, e il livello in quella circostanza si è mantenuto superiore al metro, alla quota 100 centimetri, per oltre 27 ore. Perché i 100 centimetri vengono presi a riferimento? Perché in sostanza è la quota in cui il riferimento vorrebbe che fosse chiuso, che fosse chiusa la laguna e che venisse azionate le paratoie immobili. Quindi la durata della chiusura della laguna è fondamentale. Allora, dicevo che il bacino scolante è oltre 2000 km quadrati, quanta acqua può scaricare in laguna? Ma qui i calcoli sono diversi, sono iniziati addirittura nell'Ottocento, hanno cominciato a calcolare quando sono entrate in funzione le idrovore meccaniche e può arrivare, la portata massima può arrivare anche a oltre 200-300 metri cubi al secondo.
sulla circostanza molto dibattuta in queste settimane che sono state chiuse parzialmente le bocche lagunari, è stata chiusa la bocca di Lido in diverse circostanze, come vedremo fra poco, e riprendendo il ragionamento, la durata della chiusura della laguna dal mare, le ore di durata sono fondamentali per l'analisi dei eventuali sovralzi. Questa immagine è recente, è molto importante. È avvenuta nel periodo 4, 5, 6 dicembre scorsi. C'è stata una chiusura unica, prolungata, delle bocche di porto, durata 2 giorni, e in questo periodo sono avvenute delle diffuse precipitazioni su tutto il Veneto e quindi anche sul bacino scolante. Come si vede dal grafico di colore nero, che indica l'altezza della marea a punta della Salute in bacino di San Marco, il livello della laguna è aumentato di circa 20 centimetri. C'è stata sì un'apertura parziale della sola bocca di Malamocco per 3 ore, ma come si vede l'aumento del livello a punta Salute è stato linearizzato. E questo fenomeno è rappresentativo dunque di quello che può accadere in futuro per chiusure prolungate. Andiamo avanti. Si può andare avanti con la diapositiva? Alessandro? Ecco. Qui non mi soffermo molto su questa. Questi sono 3 giorni, 9, 10, 11 febbraio scorsi, sono 3 chiusure delle bocche di porto, è stato azionato il MOSE in questi 3 eventi. Come vedete, l'evento centrale del 10 febbraio ha visto la chiusura totale delle 3 bocche e non pioveva, e infatti vedete che l'andamento di colore nero di punta Salute è pressoché orizzontale. Non c'è stato quindi nessun aumento di livello della laguna durante le ore di chiusura. Invece la chiusura del giorno prima, il 9 febbraio, e del giorno dopo, l'11 febbraio, ha visto chiusa solo la bocca di Lido, e quindi in questo comportamento nuovo per la idrodinamica lagunare, i diversi mareografi ubicati nella parte centro-settentrionale della laguna hanno ricevuto la marea dalla bocca di Malamocco, vedete, in forma ritardata, molto ritardata e molto decapitata. Ecco, andiamo avanti. Andiamo avanti, Alessandro. Ecco, cosa è successo il 26 settembre 2007? È successo che il Veneto, ma in particolare proprio la provincia di Venezia e quella di Treviso, è avvenuta una precipitazione straordinaria. Pensate che in 6 ore sono caduti 324 mm in Valle Averto, che è dentro la laguna, a Marghera, che è ai bordi della laguna, 260 mm, e il Cavallino 123, a Venezia Centro Storico 120 mm. Un evento veramente straordinario. Gli idrologi hanno valutato il tempo di ritorno di questo evento maggiore di 200 anni, e questo ha, come dire,
ha costretto gli studiosi, ma anche il commissario stesso, che è stato nominato dalla presidenza del Consiglio, ha costretto a rivedere i criteri di dimensionamento delle opere idrauliche di questa zona del Veneto. Beh, quali sarebbero state le conseguenze se questo evento, se queste 6 ore fossero accadute all'interno della durata di chiusura della laguna? Avrebbe provocato un sovralzo di almeno 20-25 centimetri solo durante l'evento, ma oltre poi ai tempi di corrivazione, in cui questa massa d'acqua caduta anche nel bacino scolante, in questi tempi, quell'acqua sarebbe entrata in laguna. Bene, questa analisi del rischio residuo, quindi, più passano gli anni, più cioè gli effetti del cambiamento climatico si fanno sentire, è più interessano il futuro, la futura gestione di questo sistema. E infatti adesso vediamo cosa dicono le mappe della pericolosità e del rischio, che sono state disegnate proprio dall'autorità di bacino nell'ambito della direttiva alluvioni e nell'ambito del piano di gestione del rischio di alluvioni. Voi sapete che questo piano viene rinnovato ogni 6 anni, la prima edizione del 2016, la seconda sta uscendo adesso, perché alla fine di quest'anno dovrà essere, come dire, definitivamente presentato. Adesso è stata presentata un progetto di piano che è alla discussione di tutti, e qui tratteremo più tardi il tema della partecipazione che è prevista dalla direttiva comunitaria, partecipazione del pubblico, di tutti i portatori di interessi, a queste cose che questo piano delle alluvioni, ma anche il suo fratello, che è il piano di gestione delle acque, questi concetti che sono stati introdotti. A cominciare, per esempio, da queste mappe. Queste sono le mappe che indicano la probabilità di allagamento del territorio circostante la laguna di Venezia, e per causa, per quali cause? Per due cause: l'esondazione dei fiumi e dei corsi d'acqua, quindi la pioggia che cade sul territorio, ma anche l'ipotesi dell'invasione, dell'ingressione delle burrasche marine all'interno di questo territorio che purtroppo soggiace al livello medio del mare, cioè è sotto il livello medio del mare. E questa probabilità di invasioni d'acqua naturalmente stanno aumentando, stanno crescendo con il cambiamento climatico, in base anche a quei valori che ho ricordato prima, aggiornati dall'IPCC. Vediamo la successiva diapositiva. Si può andare avanti con la diapositiva? Ecco, questa è la Laguna Sud. La Laguna Sud è particolarmente importante perché il fiume Brenta e Bacchiglione proprio lambiscono la laguna meridionale. In particolare, il rischio di alluvioni del Brenta, Bacchiglione, i due fiumi, sapete, proprio qui a Chioggia si riuniscono. Il rischio è molto elevato, soprattutto nel tratto terminale da Codevigo alla Foce, e è il tratto a diretto contatto con la laguna. Gli argini non reggono portate superiori a 1000 metri cubi al secondo, e tutto il sistema meridionale è a rischio, anche per possibili ingressioni dal mare, vedete queste frecce, ma anche il novissimo in passato. Il novissimo è quel corso d'acqua artificiale che lambisce la conterminazione lagunare,
Nel passato il Novissimo ha avuto diverse rotte, soprattutto nell'Ottocento. Andiamo avanti. Ecco, non c'è solo il bacino scolante che con le sue acque può contribuire al sopralzo dei livelli della laguna chiusa. Il Sile ha un bacino idrografico, come dire, per conto suo, ma dopo l'alluvione del 1966 è stato aperto un varco fra l'argine del taglio di Sile e la laguna, quello che vedete in fotografia, è stato aperto un varco per scaricare l'enorme quantità d'acqua che era entrata in terraferma dalle rotte sul Piave e che le acque erano arrivate in destra fino a lambire la laguna di Venezia. Quindi è stato aperto questo varco, la fotografia mostra che è in funzione spesso. Spesso quando piove nel bacino idrografico del Sile e il Sile va in piena, magari in condizioni di alta marea, e una rilevante quantità d'acqua si travasa in laguna. È impossibile chiudere questo varco se prima non si fanno gli interventi per evitare che il Sile in piena allaghi il territorio attraversato. E questa è un'operazione molto complessa. E è evidente che la soluzione di questo problema dovrà essere, come dire, concordata sia dall'autorità di bacino e dalla regione che esegue i lavori, e sia da quell'autorità della laguna che ho citato all'inizio del mio intervento. Andiamo avanti. Ma c'è anche il problema, come ricordavo prima, del Brenta. Il piano di gestione del rischio di alluvioni, quello fatto dall'autorità di bacino, prevede delle misure per proprio mitigare il rischio di alluvioni del Brenta nel tratto terminale fra Codevigo e la Foce. Il piano prevede la progettazione dei lavori di completamento dell'idrovia Padova-Venezia, anche con funzioni di scolmatore di Brenta in laguna, fino a 350 metri cubi al secondo. La regione, alcuni anni fa, ha avviato il progetto preliminare, ma attualmente l'intervento è congelato per l'entità economica della spesa necessaria. Ma è evidente che questo problema dell'idrovia, della funzione di scolmatore dell'idrovia Padova-Venezia, sarà fondamentale ai fini delle considerazioni che abbiamo fatto fino adesso, e cioè dei sopralzi dei livelli della laguna con la laguna chiusa e della durata di questa chiusura della laguna. Bene, proseguiamo. In questa ultima parte della mia relazione consideriamo anche l'altra componente della cintura idraulica che sta attorno alla laguna, e cioè il lato mare. Il lato mare, i litorali, il litorale del Lido, il litorale di Pellestrina. Il discorso è molto importante e nei decenni trascorsi sono stati eseguiti da parte dello Stato enormi lavori di ripascimento delle spiagge, sono stati immessi 8 milioni di metri cubi di sabbia per 45 chilometri di litorali, con pennelli, barriere di sommersione, dune. Però sono trascorsi 20 anni e dopo 20 anni queste opere, soprattutto i ripascimenti, vanno ricaricati, e il piano di gestione delle alluvioni prevede
una serie di interventi di ricarica dei ripascimenti sul litorale di Pelestrina, Jesolo, Cortellazzo, Chioggia, eccetera. Ma anche qui ci sono degli aspetti che vanno approfonditi. Per esempio, all'inizio degli anni Ottanta, il litorale di Caromana, Pelestrina, dove c'è solo, come dire, un muro di pietra costruito dalla Serenissima che divide il mare dalla laguna, il magistrato alle acque ha diaframmato quel tratto di difesa costiera con un diaframma profondo 12 metri in cemento armato per impedire dei sifonamenti, cioè passaggio d'acqua per il carico idraulico fra il mare in burrasca e la laguna tenuta bassa dalle paratoie chiuse, per evitare il filtraggio, il sifonamento dell'acqua. Beh, quell'intervento è stato molto importante, però vi sono altri punti, altri tratti del litorale che necessiterebbero di verifiche di questo tipo. Si tratta di quei punti del Lido, di Pelestrina, probabilmente coincidono con vecchie bocche di porto, dove i canali della laguna arrivano, entrano dentro il Lido e arrivano a lambire, come dire, l'argine costituito dal murazzo. Sono delle situazioni corrispondenti a dove gli austriaci costruirono dei forti, e questi forti erano circondati dall'acqua, e l'acqua era l'acqua dei canali della laguna di Venezia, che esistono ancora questi canali. E qui nella diapositiva sono indicate due località, ma ce ne sono altre. Bene, se è possibile vedere la successiva diapositiva, che credo sia l'ultima o la penultima. Dunque, quel muro, questo è il murazzo del Lido. Quel muro che vedete è stato non c'era prima dell'alluvione del 66, è alto un metro ed è stato costruito perché in quella circostanza la mareggiata ha superato quella soglia di colore rosso in alcuni punti. Addirittura la Pelestrina ha creato dei disastri, hanno dovuto evacuare Pelestrina in quell'alluvione del 66. Allora, qui è stato costruito quel muro. A parte che l'alluvione del 1966, che è stata di 1,94 m, se accadesse oggi non sarebbe di 1,94 m, ma sarebbe almeno di 2 metri, di 2,10 m, 2,15 m, perché in 50 anni c'è stato un aumento del livello del mare, quindi produrrebbe effetti più gravi di quelli provocati allora. La mareggiata del 2019, cioè di 2 anni fa, vedete la linea blu, è arrivata a pochi centimetri dalla base del muro costruito dopo il 66. Quindi, insomma, dopo 50 anni si deve verificare la adeguatezza dei franchi di sicurezza. Considerazione finale. Siamo partiti ricordando il piano di gestione del rischio di alluvioni. Ricordiamo che sono anche importanti le misure del piano di gestione delle acque riguardanti lo stato ecologico assieme al rischio di alluvioni. Fra queste misure previste dal piano di gestione delle acque ci sono quelle che riguardano gli interventi relativi al degrado morfologico che si verifica i corpi idrici interni della laguna. La laguna è in grave stato morfologico, in grave degrado morfologico, e il piano prevede una serie di misure di mitigazione delle forzanti antropiche, quindi moto ondoso, portualità, pesca, ma anche considera l'eventuale introduzione in laguna di sedimenti dei fiumi,
fra i quali l'idrovia Padova-Venezia, che quindi avrebbe la funzione non solo di mitigare il rischio del basso Brenta scaricando in laguna fino a 350 metri cubi al secondo, ma svolgerebbe anche l'importante funzione di immettere in laguna dei sedimenti di cui la laguna in questi ultimi 80 anni ha grande fabbisogno. Ma ci sono altri studi che sono stati fatti e che il piano considera, e che sono quelli di immettere addirittura le sabbie dal lago di Santa Croce, immetterle in laguna, o creare addirittura uno sfioratore dal Piave, cioè dalla sinistra della laguna, uno sfioratore con un canale per immettere una parte delle piene di Piave in laguna. Beh, su questo argomento, che merita molti approfondimenti che non abbiamo il tempo di fare, bisogna però ricordare che recentemente la Commissione europea ha avviato una procedura pilot nei confronti dell'Italia, e ponendo alcuni interrogativi anche su questo tema, in quanto alcune opere proposte per la laguna di Venezia, dice il pilot, fra cui interventi sui canali di navigazione portuale e le opere del MOSE, potrebbero modificare ulteriormente l'idromorfologia dei corpi idrici lagunari. Allora, è evidente che le chiusure parziali delle bocche, così come, diciamo, attuate per sperimentazione nelle scorse settimane, possono aumentare l'erosione dei bassi fondi, aumentare quindi il degrado morfologico lagunare e quindi peggiorarne lo stato ecologico. E questo è in violazione della direttiva quadro acque 2060. Quindi ecco perché queste sperimentazioni dovevano essere fatte e dovranno essere fatte con dei monitoraggi. Cosa sono i monitoraggi? Sono correntimetri e torbidimetri, vedere cioè quali sono gli effetti nuovi che queste correnti sconosciute alla laguna si ritrovano a dover, gli effetti che queste correnti provocano, nuove correnti provocano in laguna. Bene, io qui finisco, anche perché sono le 7:05, ma direi che ho completato la mia presentazione. Bene, ottimo. Aiuto, mi sentite? Se posso, Sandro, fare una domanda? Ci sento un po'. Ecco. Sì? Sì. Beh, innanzitutto il progetto idrovia è fermo dal 2016, non dal 2018, e quindi sono 5 anni che questo progetto purtroppo non avanza. È in atto una sperimentazione sul Sile con l'apporto di salinità, cioè per abbassare la salinità della laguna. Praticamente si sta stanno aprendo le palattie del Sile per apportare più acqua, per abbassare la salinità che è alta nella laguna nord. E quindi da questo punto di vista l'idrovia potrebbe fungere anche da regolatore delle acque, e quindi apportando non solo sedimenti ma anche acqua dolce, quindi dando nuova linfa, nuova vita, e parzialmente riportando la laguna a laguna, appunto, perché sta diventando sostanzialmente un braccio di mare con erosione e l'acqua che sta diventando simile a quella del mare. Ma quello che volevo chiedere è se ci sono studi approfonditi che parlano di compatibilità idrovia Mose. Il professor Dal Paus parla di un'altezza media chiudendo le porte, diciamo, del Mose, e scaricando 350 metri cubi di acqua secondo per 24 ore, altezza media di 4 centimetri di differenza, quindi molto contenuta.
Non so se gli studi sono approfonditi, parlano anche di questo, oppure seguono e necessitano approfondimenti ulteriori. Ma allora, diciamo che 20 anni fa, facciamo riferimento al 2000, così come anno di riferimento, gli studi sui sopralzi lagunari col Mose Cure sono stati molti e sono stati anche sviluppati anche dal CNR, dall'Università di Padova, naturalmente con conclusioni diverse sulla stima dei sopralzi. Però gli studi, almeno io non ne ho visti, di studi che considerino, che abbiano considerato tutte le possibilità, comprese quelle dell'idrovia. Cioè, sì, è vero che l'idrovia da sola comporterebbe un aumento di quell'ordine di grandezza che hai ricordato tu. Ma se questo fenomeno si verificasse contestualmente anche a tutti gli altri e le condizioni idrauliche si sono verificate, perché se si dovesse verificare un 66, di nuovo un 66, queste condizioni si creerebbero. Ecco, studi recenti in questo ambito io non ne ho visti. Non ho visto, perché gli studi sono fermi a 20 anni fa. 20 anni fa, quando c'era il dibattito, Mose sì e Mose no, e si sono sviluppati molti di questi studi, ma quello di considerare anche l'effetto, poi con la sovrapposizione degli effetti, non mica poi una cosa molto, anche di considerare concretamente l'ipotesi dell'idrovia insieme a tutto il sistema, non è stato considerato finora, ed è un problema molto importante, molto importante. Non c'è dubbio che la progettazione definitiva deve affrontare anche queste problematiche, intendo quella dell'idrovia, insomma, perché siamo solo al progetto preliminare e quindi certamente c'è necessità di farlo. Certo, ma deve soprattutto anche il piano di gestione non solo delle alluvioni, ma anche il piano di gestione delle acque, cioè il piano che studia le conseguenze ecologiche. Deve considerare molto bene questa ipotesi, anche per gli aspetti di cui tu facevi il riferimento. Ma direi che non si sono storicamente parlati. Chi si è occupato di lagune e di Mose non si è mai parlato con chi si occupava di Brenta. Questo va detto. Ecco Antonio. Grazie, ecco, volevamo anche coinvolgere, così diciamo, come tu sei intervenuto l'altra volta con Paolo Della Vecchia, in sintonia, no? Dicevamo, ci sono aspetti macroscopici e altri che riguardano l'idraulica minore, volevamo chiamare Paolo Della Vecchia, perché tu dicevi che, ad esempio, un aspetto interessante è che quando si chiudono le paratoie, le bocche di porto, abbiamo dei livelli della marea che si alzano di 25 centimetri, cioè Pronto? abbiamo uno scenario, eccolo qui, Paolo Della Vecchia è con noi. Ecco, ciao Paolo, ci senti? Sì. Ci hai seguito in trasmissione? Sì, seguito tutto, le schede, tutto quanto, molto bene. Ciao Paolo. Buonasera Paolo. Ecco, buonasera a tutti quanti, saluto il professor Rusconi, il presidente Marino Zamboni, naturalmente l'ingegnere Alessandro Pattaro. E devo dire che ascoltare l'ingegner Rusconi è sempre molto molto interessante, perché ci porta con concretezza, con precisione, con chiarezza espositiva sul nostro territorio. Un territorio che io, come abbiamo visto la scorsa settimana, ho conosciuto durante il mio mandato di amministratore al Desesile e alla difesa del suolo, all'ambiente della provincia. E quindi anche oggi il prof. Rusconi ci ha detto quello che sappiamo ormai purtroppo da tanti tanti anni, anche lui come esperto, che il clima sta mutando e appunto abbiamo visto che nel nostro territorio eventi con centinaia di millimetri di pioggia, concentrati in poche ore, non sono più considerabili eccezionali.
Allora io a questo punto velocemente faccio una riflessione ovviamente non integrativa, ma una riflessione mia di esperienza sul sistema della bonifica idraulica. E il sistema della bonifica idraulica di cui ha parlato benissimo il professor Rusconi, che riguarda appunto tutta l'area a valle appunto che della Gronda Lagunare, che poi è in relazione con il Mose, è un sistema attivo nel territorio agricolo e dal mio punto di vista riesce anche generalmente a far di fronte a questi cambiamenti climatici, almeno dove ci sono terreni, penso ai terreni proprio di bonifica a valle delle acque risorgive, consorzio acque risorgive oggi, che fungono da invasi. Però i canali consortili, i tratti di canale per il drenaggio della viabilità, quindi mi riferisco a tutti i fossi delle strade comunali, provinciali, regionali, delle numerose infrastrutture anche autostradali che abbiamo visto crescere nel nostro territorio, i canali, dicevo, consortili devono fare i conti con le riduzioni di invaso effettuate appunto da tombamenti, ostruzioni all'interno delle aree urbanizzate, pensiamo Mestre, la sua periferia, l'area centrale del Mirese e del Miranese e via via allargandoci poi in tutta questa marmellata urbanistica che è il nostro territorio. E quindi dobbiamo fare i conti anche con la costante manutenzione dei fossi e dei canali e in questo sistema fortemente antropizzato e urbanizzato con la rete fognaria, che è un elemento che ovviamente viene poco trattato perché riguarda un po' aspetti delle aree urbanizzate, ma abbiamo visto che quando c'è la tempesta perfetta, come quanto richiamato il professor Rusconi nel 2006 e nel 2007, la rete fognaria non è più adeguata all'assetto del territorio, perché dovrebbe avere una linea dedicata agli scarichi, cioè le acque nere di competenza del servizio idrico integrato, oppure una dedicata alle acque piovane, cioè alle acque bianche di competenza comunale, e invece abbiamo visto che spesso ci si trova ad essere di fronte a un sistema misto dimensionato su curve appunto che sono pluviometriche superate, non più attuali. E quindi, andando alla conclusione di questo intervento, stiamo facendo solamente conto dei danni, purtroppo. Invece di fare prevenzione, facciamo conto dei danni. E allora, contare i danni alla fine di un evento e reperire fondi per il giusto risarcimento dei cittadini allagati e alluvionati, però non è la soluzione del problema. E siccome vediamo che questo problema si ripete 3-4 volte all'anno, in aree sempre diverse, allora diciamo che invece di spendere i soldi in contributi a pioggia, come veramente in termini molto molto positivi sta portando avanti Brenta Sicuro, l'associazione con Alessandro Pattaro, con Pillole d'Ambiente, qui bisogna richiamare tutti i coloro che sono al vertice delle istituzioni alla prevenzione. E come abbiamo visto con Alessandro nelle puntate precedenti e nell'ultima, la prevenzione passa anche sul principio dell'invarianza idraulica, che lui sottolinea sempre, sull'analisi delle criticità del territorio, magari con i piani comunali delle acque che abbiamo portato avanti, sulla riduzione delle superfici impermeabilizzate, che sono invece purtroppo sempre un tema, pensiamo anche oggi ai progetti sull'aeroporto e su altre aree limitrofe, alla costante manutenzione di infrastrutture idrauliche a tutti i livelli, all'aumento degli invasi, invece si parla sempre di riduzione di invasi invece che di aumento, e probabilmente anche l'individuazione di aree di laminazione che sono ormai fondamentali per evitare in casi di eventi alluvionali gravi che l'acqua entri nelle case. Per cui l'esame fatto questa sera dal professor Rusconi proprio fotografa una situazione che deve vedere l'impegno su più versanti. Non è che basta a questo punto, abbiamo il Mose, tutto a posto. Abbiamo il Mose che dà una soluzione alla città storica di Venezia, ma poi tutto quello che voi state portando avanti dicendo da tempo deve essere veramente al primo posto dell'agenda. E qui finisco.
Posso? Allora, anch'io ho una considerazione finale che secondo me è molto forte. Abbiamo parlato di Laguna, abbiamo parlato di Mose, abbiamo parlato di aspetti del cosiddetto rischio residuo, abbiamo parlato di Brenta, ma il discorso Brenta è molto molto importante. Non dobbiamo pensare che con l'idrovia Padova-Venezia e scolmando in laguna 350 metri cubi al secondo al massimo abbiamo risolto il problema del Brenta. Il problema del Brenta è enorme, come sono enormi i problemi del Piave, del Tagliamento. A Bassano nel 1966 sono passati 2.800 metri cubi al secondo. A Codebigo ne passano 1.000. Se noi facciamo 1.000 a Codebigo, 350 in laguna, fa 1.350. Dove andrebbero gli altri 1.300 metri cubi? Andrebbero fuori, a Monte di Padova e a Valle di Padova. Allora, i vecchi piani che avevano indicato anche per il Brenta una serie di soluzioni, fra cui in montagna il serbatoio del Vanoi, fra Bassano e Padova la realizzazione di casse di laminazione utilizzando delle ex cave e l'idrovia Padova-Venezia, tutti questi queste strutture, queste misure indicate anche dai piani stralcio fatti dall'autorità di bacino non sono state attuate e il problema si ripete per il Piave, che adesso è in discussione, le casse di espansione di Allegrave di Ciano, eccetera, eccetera, o sul Tagliamento dove sono previsti. Allora siamo fermi, siamo inchiodati. Perché siamo inchiodati? E qui entriamo in un grande discorso, che è il discorso che io dico della partecipazione. Non abbiamo mai veramente, come dire, approfondito il tema della partecipazione, del consenso del pubblico a questi interventi forti, a questi interventi impattanti. Molte volte questi interventi non solo vengono visti come interventi grigi di milioni di metri cubi di cemento armato, ma vengono anche presentati così, vengono anche pensati così. E questo è il grosso problema. Questo è il grosso problema. Siamo inchiodati ancora lì. E io chiudo qui. Ma il problema è questo: siamo fermi. E lo può questo problema, perché non se ne viene fuori, anzi la situazione, per i motivi che abbiamo visto, diventa sempre più stringente, sempre più grave. E il grave è che quando vengono avviati questi interventi strutturali, poi ci casca di mezzo anche la corruzione, come è successo dentro alla laguna, e che ha rovinato, fra virgolette, ha rovinato tutto, invalidando anche quelle cose fatte per bene. Per esempio il ripascimento dei litorali è stata una cosa preziosa fatta, però. E quindi con questa riflessione amara, molto amara, io concludo. Però se dovessi rifare tutto il percorso che ho compiuto durante gli anni passati, come dire, curerei molto di più la partecipazione del pubblico, facendo dei comitati particolari, facendo delle commissioni contrattuali a scala di bacino idrografico, perché altrimenti, e l'abbiamo visto e lo vediamo, non andiamo avanti. Chiedo scusa di questa mia conclusione così poco rassicurante.
Grazie, grazie Antonio. Io voglio ringraziare anche Paolo per il suo intervento. Penso sia ancora con noi Paolo, lo ringrazio. E do la parola a Marino. Adesso Paolo, vuoi dire qualcosa tu? No, vieni alle conclusioni, grazie proprio. Grazie ancora, ciao Paolo, ci vediamo presto. Dobbiamo lavorare ancora a lungo tutti insieme, ecco. E adesso lascio la parola a Marino Zamboni perché ci annuncia il prossimo appuntamento, perché ogni giovedì noi ci troviamo con Pio d'Ambiente, sempre alle 18.15, e quindi la prossima volta chi abbiamo, Marino? Beh, 30 secondi, credo che questo intervento di Antonio Rusconi vada a nozze con il tema contratti di fiume, che proprio chiede una forte partecipazione, e in questo caso contratti di fiume è lo strumento ideale. Magari oggi non abbiamo molto tempo a disposizione, però è giusto ribadirlo e dare questo messaggio. Ma ci sarebbe troppo da dire, sarebbe troppo da dire, anche, almeno da parte mia, perché sì, è vero, anch'io sposo naturalmente l'appello lanciato da Antonio, ma poi siccome c'è una procedura, ci sono dei requisiti qualitativi di base dei contratti di fiume, e poi invece anche la partecipazione, cioè, ognuno interpreta la partecipazione in modo anarchico, no? Quindi sembra che invece anche lì c'è una disciplina molto forte. Io vedo molte associazioni, anch'io faccio parte in realtà sembra comando tutto io, ma no, c'è una disciplina, c'è un rigore con cui si fanno questi processi partecipativi, e quindi mi arrabbierei a dire certe cose, ecco. Vabbè, certo. Anzitutto grazie Antonio Rusconi che ha partecipato a questa nostra pillola. Ci scusiamo per qualche problema, qualche piccolo incidente tecnico, ma certamente avremo modo di recuperare con un'altra puntata, perché lui è sempre molto diretto, molto chiaro nell'esposizione, e quindi certamente lo inviteremo. Ringraziamo l'editore che ci ospita, che porta pazienza, che ci ha ospitato fino ad oggi in 34 appuntamenti. Quindi non uno, ma 34 appuntamenti con Pillole d'Ambiente, un impegno e anche una sorta di enciclopedia del tema ambientale che non è oramai indifferente come significato. Ringraziamo The Five Places che ci offrono la sigla iniziale e finale, e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. Giovedì tratteremo, guarda caso, di fiumi. Open Canoe, Open Mind, con il progetto di pulizia del fiume Sile. Avremo Richard Zennaro, che sarà nostro ospite, e che ci parlerà della loro strenua battaglia per il Sile, che è un bellissimo corso d'acqua che dobbiamo assolutamente preservare. Non solo il Sile, ma tutti i corsi d'acqua veneti hanno un grande significato, ma giovedì prossimo affronteremo questo tema. Per cui vi diamo appuntamento giovedì prossimo. Grazie, arrivederci, buona serata. Grazie, arrivederci. Ciao a tutti, grazie. Grazie. Sail along this dirty river, this poison river.